mezzo, poi ritorno verso il Birillo, partenza non fortunatissima per Marco Borghi. Marco Borghi, vincitore del campionato italiano nella mitica edizione che si svolse al Palazzo da Cursi a Bologna. Tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, ne ha fatti anche nella partita precedente alcuni, questo era un po' abbondante, però è riuscito nell'intento di togliere la bianca dalla posizione in cui era e mettersi a punto anche se a distanza di sicurezza. Stesso tiro fa Borghi. Se è corto si ferma su. Non esattamente il tiro che voleva fare, si è fermato sopra la linea di mezzeria, se adesso l'avversario si appoggia, poi sono problemi e infatti l'avversario si appoggia e rimane giù. Di nuovo Borghi, tiro inverso. Lunga, non fa il punto. Aveva tutto l'interesse a stare abbondante perché tanto il castello è coperto, quindi non ho capito. Poi vabbè, non è che uno lo fa apposta, ma tiene 5, che non sono comunque male. 5 pari, boccia d'ondi. Birillo anche per Dondi. Vedo sponda interna risalire Borghi, che sulla carta ha il pronostico della sua. Però siamo sempre sul discorso, sulla carta si vince a giocare sul panno verde, non sulla carta, quindi siamo 7 a 5, conduce Dondi appena all'inizio partita, che adesso attacca di sottocalcio, forse un po' di spinta in più, ma no, non aveva intenzione di colpire da sotto ma di scalzare la bianca, sbaglia il tiro e adesso gioca la terza, di nuovo di braccio, tiro cangurato anche stavolta da sotto, e questi tiri li fa bene di solito, ne fa 3, si porta 10, però ha giocato già 3 biglie, mentre Borghi ne ha soltanto una in pedana sul panno verde. Borghi spinge il pallino verso la sponda, se gli va in buca non fa il punto, non è andato in buca. Adesso ultima biglia per Dondi, Daniele, Basport Crespellano. Stacco dalla bianca che forse la giocata più logica, non è male, però col pelo del pallino va in buca, ne beve 4, ne dà 4 all'avversario, quindi 4 punti per Borghi che si porta a 9. Adesso può fare il calcio. Non.
Lo stacco, dipende. Sbaglia il tiro anche lui, però si mette nella condizione di poterne fare 6. Di sponde oppure di spondabiglie, poterne fare magari 6 e un passaggio da castello, spondabiglie. Spondabiglie, fatto bene, passa di lì, se ne prende. Sei di colore 1 birillo, 8 di 9, 8 di 17, passa al comandoro Borghi e si porta alla bocciata, biglia in buca di Don Di Cheso, se la recupera e Borghi che va all'acchito. Largo. Direzione è leggermente scarsa, ci aveva tagliato un pelo di più per andare proprio sotto il pallino, però è semplicissimo. Borghi può infilarsi in mezzo tra la rossa e il pallino, ma non è semplicissimo. Borghi comunque ci prova, sta leggermente scarso e un po' anche calato il biliardo, ma il tiro sembrato da subito un po' scarso come taglio, adesso è un po' in difficoltà, gioca la terza, forse va dalla sponda, però si mette a un passo dal baratro con la sua, punto è bianco, ma la sua è proprio condannata alla buca. Dove sarebbe il massimo prendere il punto senza mandarlo a vita bianca in buca, vuol dire costringere l'avversario a un tiro soft, invece va sul sicuro, quanto pare, solo che la tocchi, non la tocca. Guarda, però con il rimpallo il punto potrebbe essere diventato rosso. Punto, nonostante il rimpallo di pallina era diventato rosso, adesso lì c'è un groviglio che non so che decisione prenderà Dondi. Dondi va all'attacco e ne fa 10 di colore, 2 di buca, fanno 12 per un totale di 22 a 17 e alla bocciata va Dondi. Siamo 22-17.
tiro strano di Dondi, che ne aveva 5, 22 pari. Calcio a pallino, scarso, rischia anche in questo caso. Punto largo, ne giocate 3, adesso Borghi a 3 biglie contro 1, vediamo. Lo sponda esterno a risalire, bella biglia di Borghi, Marco. Prende bene la bianca e fa un bel punto, non facile. Adesso Borghine 2, se pizzica pallino può giocare anche per il colore. Non ha pizzicato pallino. Una biglia soltanto, 2 punti, 24 per Borghi, 22 per Dondi, boccia a Borghi. Anche in questo caso a vuoto. Questa di Dondi è sbagliata. Sembra il biliardo non scende dalla parte verso il castello, ne fa ancora 2, baciate la bella, va 28 a 22. Dondi da sotto, tagliata a risalire. Gran bel tiro di Borghi, effetto. Dondi
punto esterno si va a posizionare più o meno dove era prima, anzi un po' più spostato rispetto a pallino. Tiro di tondi, spinta, toglie la bianca, ci mette la sua di fianco, adesso per il bersaglio è più netto rispetto a prima, quindi vediamo se Borghi ha l'attacco, direi di sì. Sbaglia completamente il tiro. Altro piedetto, 30-28 per Dondi. Questa non è male. Sembra larga, è larga, adesso è a rischio, gioca l'ultima, poi Borghi ne ha due. Questa sembra stretta però, bezzica pallino, se lo spinge via. Vediamo Borghi due sponde esterne che tenta di pizzicare il pallino per portarselo. Deve muovere leggermente il pallino per farne forse 6. Tre biglie, 6 punti, 34-30, boccia Borghi. Corta dritta. 0. Tra l'altro a filo sopra, bocciabile. Bello lo stacco di Dondine, fa soltanto 2, fa un metto di testa, non fortunato. 32 a 34 per Borghi, c'è da verificare di chi è il punto.
il punto è rimasto bianco, gioca la terza Tundi, cerca di portare giù pallina, non ci riesce, portarlo verso la rossa, forse però stavolta batte il punto. Punto è rosso, quindi tira Borghi, se fa il punto poi Tundi sgancia l'ultima e Borghi ne avrà due per chiudere la mano. Tundi va di misura sul pallino. Adesso il dilemma, tentiamo i 10 o ci accontentiamo del punto. Tentiamo i 10. Sei 40-32 qua c'è Borghi. A vuoto. Sta la rovescia. Poggiata la Roger. Borghi fa il punto. Borghi risponde esterna. Tundi va di tagliata. Ottima piglia. Grave errore di Tundi che lascia una possibilità di fare qualche punto in più, 34 molto corto, 34-40 poi c'è Tundi. Non è molto tagliata, su questo bignardo non entra facilmente la... Tiro di Brocca. Thank you.
scarso. Questa non è male, però adesso Borghi potrebbe anche tentare di farne tanti, vediamo se sceglie di venire da sopra o addirittura il sottocalcio, no, sceglie da sopra che forse è la soluzione migliore. Se smezza pallino non così, però come si suol dire, non bene. Tre punti bevuti da Borghi portano ad 11 a 37, quindi fa 6 di colore, si porta a 46 a 37, 9 punti di vantaggio, boccia Borghi che fino ad ora ha ottenuto soltanto 2 birilli. Anche questa è dritta e non sortirà effetto. Partita che si trascina per le lunghe. Se qualcuno non realizza qualcosa di risorsa, andremo avanti un bel po'. Adesso c'è bersaglio, vediamo Borghi. Borghi attacca, ma non ottiene birilli, ottiene comunque il risultato minimo, il punto. Dondi va lì. Non un gran punto. Questo un po' meglio. Bella biglia, se non è corta fa anche del risultato 3, un birillo e siamo 40 tra, per Dondi, 46 per Borghi. Ultima biglia in mano a Borghi. Ne fa
onde da sotto ne fa 9 e 2 11. Questa sembra tagliata bene, ma fa l'aumento di testa, non è la prima volta in questa partita dove non fortunatissimo Borghi nella prima bocciata, che ha fatto un mezzo, ma lui ha già fatto due volte un metro di testa. Adesso si porta 55-51 in vantaggio Dondi. Non sembra male, se non tocca pallino è una bella biglia. Borghi fa il punto, stavolta con un pizzico di fortuna, ma tiro non era male. Adesso Dondi all'ultima, punteggio vi ricordo 55 per Dondi, 51 per Borghi. Dondi, Daniele, Bar, Sport, Crespellano, Borghi, Marco, Big Star. Questa candela alla vecchia maniera, ottimo il tiro, adesso tocca a Borghi. Punto rimane rosso, boccia Dondi a 57-51. Questa è sbagliata. Cinquantasette-cinquantuno conduce Dondi. Borghi di Proc a risalire, si ferma lontano dal pallino, non fa bersaglio, ma non fa neanche un gran punto. Fa 6, 63 per Dondi, 51 per Borghi. Questa è un pegno stretta e si porta attaccato a pallino un'altra volta.
Adesso il punto è rimasto rosso. Non una gran veglia quella di Morghi, che sembra onestamente stanco. Un'autentica bicicletta, ne beve 8 e rimette il proprio avversario in partita 65 a 59. Ha cambiato parte di bocciata e ha bevuto 8 punti. Adesso secondo me l'attacco, stavo per dirlo, un birillo solo, che va dietro a pallino. Una biglia 61-67 Boccia Borghi. La rovescia. Ne beve 11 Borghi, porta l'avversario a 78. Siamo 78 a 61.
e Dondi ha sbagliato la biglia che gli consentiva di avere il vantaggio. Adesso gioca l'ultima e poi tocca a Borghi. Dondi spinge prima verso la sua rossa, adesso vediamo che cosa deciderà di fare Borghi. Siamo sulle battute finali della gara, della finale del campionato provinciale, single over 55-78 per Dondi, 61 per Borghi, che ha l'ultima in mano, è il punto da fare. Ne fa due. La vuota che stavolta addirittura stava per fare il giro e bene. Tenta il realizzo Borghi ma non gli riesce, 78-65. Siamo, come dicevo, addirittura d'arrivo. Dondi mette la biglia a punto. Adesso Borghi non solo deve fare il punto, ma deve anche fare un punto che gli consenta di avere qualche chance di recuperare la biglia di vantaggio, perché altrimenti consegna lo scudetto all'avversario. Non il diavolo questa biglia. Adesso sono dolori per Borghi, ultima biglia, biglia di svantaggio, fare un punto che metta in difficoltà l'avversario non sarà semplice. 78 il punteggio per Dondi, a un passo, a un soffio dal titolo di campione provinciale, singolo over 55. Sembra sia rimasto rosso il punto. Vince Dondi, campione provinciale del singolo over 55 2017.